La sclerosi laterale amiotrofica imprigiona il corpo in una paralisi progressiva e compromette la muscolatura volontaria. Ma le emozioni e i sentimenti risplendono di una luce ancora più intensa. Aiutiamo i malati di sclerosi laterale amiotrofica a non fermarsi di fronte alla malattia. AISLA. Perché la dignità dei malati non si spenga. Aiutaci! Dal 30 settembre al 14 ottobre, dona al 45505. Oggi è venerdì ed allora vi segnaliamo alcuni dei tanti appuntamenti in programma per questo fine settimana nell'Astigiano. A Villanova d'Asti, con una pericena a favore dei terremotati dell'Emilia, si apre ufficialmente questa sera la manifestazione L'Elogio della Bionda. Per bionda si intende la gallina allevata dagli agricoltori locali che sarà protagonista di questa sagra con numerosi appuntamenti. Infatti sempre questa sera in programma ci sono una sfilata di moda, un concerto di cori e l'inaugurazione di una mostra fotografica. Domani è prevista la cena presso la locanda della Proloco con agnolotti al pling e bollito misto e intrattenimento musicale più una gara di tiro alla fune. Domenica, la 53esima fiera del pollo biondo piemontese, il mercato dei prodotti tipici, la fiera di un tempo con spettacoli e giochi di una volta, L'Elogio vero e proprio, invece sarà tenuto dal professor Giorgio Calabrese con la moglie e scrittrice Caterina. Naturalmente non mancherà il grande pranzo preparato in piazza dai volontari della Proloco ed anche nei ristoranti locali. Arricchiscono ulteriormente il programma le iniziative del GAL Monferrato Astigiano, che ha voluto inserire l'Elogio della Bionda nel circuito delle fiere storiche con le visite guidate, il concorso di scultura in taglio e nel pomeriggio la rievocazione storica e la trebbiatura. Si concluderà naturalmente in bellezza con la serata danzante gratuita. Ma domenica iniziano ufficialmente anche le fiere del tartufo, come ogni anno l'onore di inaugurare una lunga serie di sagre dedicate al prezioso fungo ipogeo spetta a Montiglio Monferrato. La fiera a carattere regionale vedrà fin dal mattino l'esposizione dei tartufi e dei prodotti tipici, il pranzo naturalmente con un ricco menù al tartufo preparato dalla Proloco e dai ristoranti convenzionati. Fra le iniziative la rassegna degli antichi mestieri, gli spettacoli di piazza, le mostre, le escursioni e le visite guidate. Inoltre già da domani al Monte Expo si tiene la rassegna Expo Bijou, una mostra mercato dell'accessorio di moda. Il comune di Asti, invece, in collaborazione con la Confesercenti, ha inaugurato oggi in piazza San Secondo e in piazza Statuto il mercato delle regioni, una rassegna gastronomica attraverso le regioni d'Italia che si protrarrà fino a domenica prossima. Ogni stand offre prodotti tipici del territorio e degustazioni varie. Le regioni presenti sono Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata, Toscana, Umbria, Liguria, naturalmente il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Lombardia, il Trentino ed il Veneto. E ci sarà anche Enrico Ruggeri domani sera al Teatro Lumière per la prima serata di Una canzone dal cuore. Una giuria di esperti di musica, canto e recitazione sceglierà i 20 finalisti, tra questi due saranno i più votati dal pubblico in sala. Questa seconda edizione del concorso, partner del Festival di Castrocaro, è organizzata dall'Associazione Culturale Elinor con il patrocinio della Regione Piemonte e degli assessorati alla cultura della provincia e del comune di Asti. Oltre ad Enrico Ruggeri con i brani del suo prestigioso repertorio, durante la serata si esibirà il gruppo di ballo Pro Arte Danza. I biglietti d'ingresso costano 8 euro, i ridotti 6 euro. Segnaliamo infine che la prossima settimana sarà l'ultima per visitare la spettacolare mostra sugli Etruschi di Palazzo Mazzetti. Da domenica fino al 14 ottobre l'ingresso sarà ridotto a 3 euro. E con questo per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci alle prossime edizioni. La
La sclerosi laterale amiotrofica imprigiona il corpo in una paralisi progressiva e compromette la muscolatura volontaria. Ma le emozioni e i sentimenti risplendono di una luce ancora più intensa. Aiutiamo i malati di sclerosi laterale amiotrofica a non fermarsi di fronte alla malattia. AISLA. Perché la dignità dei malati non si spenga. Aiutaci! Dal 30 settembre al 14 ottobre, dona al 45 505